Ma ciao a tutti! Essere genitori non è facile sicuramente, spesso e volentieri ci si ritrova a dover fare affidamento ad altri per riuscire a tenere d'occhio i propri figli. Oggi parleremo di una madre che ha assunto una babysitter di nome Savannah Jones, di soli 14 anni, che ha salvato forse la vita a sua figlia di 4 anni. Prima di cominciare vi ricordo di fare un giretto sul canale Telegram ufficiale di sconti per trovare sempre qualcosa di nuovo a un prezzo molto più vantaggioso che da altre parti. Se quindi siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi seduraiati, partiamo. Trovare una babysitter adatta è davvero tosta. Non è facile lasciare i propri bambini a dei perfetti sconosciuti e per questo motivo le selezioni da parte dei genitori devono essere molto severe. Oltre a una buona organizzazione, una babysitter deve essere sveglia e mai ingenua. Questa è una parte fondamentale. Perché i bambini sfuggono qua e là e questo mondo è pieno di malintenzionati. Siamo nel sud della California e tutto è iniziato un pomeriggio alle 15 circa. Savannah Jones stava facendo da babysitter a Zoe, un'adorabile bambina di soli 4 anni. Stavano giocando e facendo una piccola merenda, doveva essere un giorno come gli altri. La giornata si doveva concludere con l'arrivo della madre a casa. Ma le cose sono andate diversamente. Alle 15:30 circa, mentre la madre era a lavoro, è arrivato qualcuno a bussare alla porta. Subito la ragazza era sull'attenti. Non sapeva sarebbe arrivato qualcuno e la persona che bussava non diceva niente. Semplicemente sbatteva forte le mani sulla porta. Chi poteva essere? Ciò che ci insegnano da piccoli è che non bisogna mai aprire a nessuno se si è soli in casa e ovviamente si è minorenni. Così fece Savannah. Però chiunque fosse non smetteva di battere. E passarono 2-3 minuti prima che Savannah andasse a vedere dalla serratura della porta. C'era un uomo. Non lo aveva visto bene in volto, ma non era nessuno di noto. Non indossava un completo da lavoratore dello Stato tipo poliziotto e nemmeno vestiti da promoter, tipo quelli eleganti dell'Enel. Quindi la sua preoccupazione aumentava e decise di fare una cosa davvero molto astuta e coraggiosa. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai. A meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese. Utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Come stavamo dicendo, era agitatissima e all'improvviso l'uomo aveva cominciato violentemente a girare il pomello. Capendo così che qualcosa non andava, aveva preso Zoe per la mano e le aveva detto di andare nella stanza da letto di sopra, dove c'era un bagno molto piccolo all'interno. In quel momento non era sicura di cosa fare, ma era preoccupata soltanto per la sicurezza di Zoe. Decise così di calmarsi e ragionare. Voleva andare nella stanza di sopra per un motivo preciso. Intanto il tizio inquietante era entrato con la forza, sfondando la porta che non era blindata, sfortunatamente. Savannah si era nascosta con la piccola nel bagno. L'intruso era entrato nella stanza da letto dove si trovava questo bagno e aveva preso molte cose. Era quindi un ladro, che continuava a bussare per essere sicuro non ci fosse nessuno. La ragazza era terrorizzata, ma si fece ancora una volta forza. Prima che entrasse nella stanza aveva detto a Zoe di non parlare. Ovviamente una bambina difficilmente ascolta un adulto che chiede certe cose. Quindi Savannah gliel'ha messa sotto forma di gioco, incitandola a fare una gara del silenzio. Avendo calmato Zoe, aveva deciso di prendere il suo telefono e metterlo in silenzioso, per poi mandare un messaggio a sua madre, che però era bloccata nel traffico e non riusciva a tornare in tempo.
decise così di far chiamare il 911 ai suoi vicini di casa, che intanto erano andati a fare molto rumore e chiamare il nome di Savannah per allarmare il ladro. Quest'ultimo, sentendo il casino, era uscito velocemente dal retro, senza trovare nessuno in casa, per fortuna. La storia era finita bene alla fine. Savannah aveva salvato la vita a Zoe e le madri di entrambe le avevano abbracciate forte quando le avevano viste. Alla polizia non sono riuscite a dare i dettagli precisi dell'intruso, visto che hanno pensato solo a nascondersi velocemente. Comunque, questa cosa si è conclusa bene solo grazie all'ingegno di una 14enne che, nonostante la situazione di pericolo e ansia, è riuscita a ragionare in modo lucido e composto. La assumerei subito come babysitter. Con questo finiamo, spero anche che il video vi sia piaciuto. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.